Buonasera a tutti. Ciao C'è ragione. Pino, buonasera. Ciao Federico, buonasera. Ciao. Eccomi qui. Buonasera. Buonasera. Sera. Aspettiamo un attimo perché purtroppo Roberto Morea mi ha detto abbastanza frettolosamente che doveva stare in ospedale per problemi. Non credo suoi, ma forse di qualche parente. E quindi devo gestire io la serata. La cosa di cui vi prego è quando non parlate di tenere chiuso il microfono per evitare intromissioni fastidiose. Tra poco cominciamo, Federico. Ti Va bene. presento direttamente io, come al solito. Alle 10 cominciamo. Ah, siamo già a 11. Aspettiamo Vabbè, però aspettiamo 15 e via, dai. un pochino, va. Ah sì, c'è stato anche il ritardo iniziale, qualcuno magari si è allontanato. Come va la spalla, Federico? Migliora, lavorandoci pesantemente, una cosa noiosa, un po' dolorosa, però insomma, piano piano riprendo la Ma la notte funzione. riesce a riposare? Sì, adesso sì, perché riesco almeno a mettermi da un lato, non quello la spalla, ma l'altro. Quindi adesso riesco. Insomma, diciamo che c'è un abbastanza percepibile e rapido miglioramento, e questo è buono. Però Questo è ancora un importante. mese la devo tirare, sicuramente. Ma insomma, è andata, direi, a questo punto. Io ricomincerò a girare. Ancora non oso ancora. Quindi, ma ne ho molta voglia. Di rado rimango così immobile in casa o comunque in città. È tormentoso, anche perché ha fatto caldo ancora, no? Sì, che a me non dispiace, devo dire. Io credo di avere del sano sangue sahariano nelle vene e quindi Sei stato me nei la paesi godo. tropicali a lavorare, quindi Certo, infatti, sono avrai. sempre trovato benissimo. Il mio nemico è il freddo e quello non lo sopporto. Ma insomma, quindi ancora oggi è meraviglioso, ci sono 26-27 gradi fuori, insomma. Sì, abbiamo una lunga estate. Sì, è una preoccupante lunga estate. All'inizio dolcissimo, sì, inquietante per alcuni versi, Sì, assolutamente. Si anche se ha vendica. un volto molto gradevole. Sì, ma si vendica, perché non può stare troppo lontana dalla media così all'improvviso. Quindi avremo delle botte di freddo che ce le ricordiamo. Ma insomma, anche Certo. questo è normale. È il new normal, Sì, ahimè. sì. Bella quella presa di posizione di Rovelli. L'hai vista, sì. Sì, ma lui è sempre molto, molto deciso, brava, non si discute. Cioè, ce ne sono pochi di
di persone, come dire, che, il cui specialismo è assorbente, no? Diciamo, da un punto di vista del tempo civile, e lui però è sempre attento a schierarsi dalla parte giusta, diciamo. Anche quando c'è un suo lungo intervento, criticatissimo naturalmente, all'inizio sulla guerra in Ucraina, cui Sì. cercò di fare un po' di storia, cioè, la cosa non è che fosse nata in quel momento, Certo. attaccato violentemente, ma insomma, vabbè. Credito. No, molto. Dopo. Va bene, cominciamo. Direi di cominciare. Allora, intanto grazie a Federico Maria Butera di aver accettato di passare questa serata con noi con una lezione, diciamo, non facile, abbastanza complessa, no? Una vera sfida, diciamo, che io gli ho lanciato. Dico subito che Federico Butera è un ingegnere nucleare, professore emerito di fisica tecnica ambientale presso il Politecnico di Milano, dove si è laureato, un palermitano che si laurea al Politecnico di Milano, è una notazione che mi piace fare, ed è uno dei nostri più prestigiosi ambientalisti scientifici, un vero pioniere nel suo campo. Poi, quando farò cenno alle sue opere, capirete, diciamo, la verità di questa affermazione: un vero pioniere nel suo campo, cioè nel campo dell'energia e soprattutto delle energie rinnovabili. Allora, infatti, questo è il settore specifico, dei suoi interessi scientifici, ma non, come dirò più avanti, esclusivo. Ha partecipato a numerosissimi progetti, diciamo, sia sul piano degli studi che sia sul piano dell'applicazione dei progetti, della loro realizzazione. Ha partecipato al progetto finalizzato a energetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e alla International Energy Agency per l'uso delle fonti rinnovabili nel 1980. Ne cito solo alcuni. Poi, diciamo, in maniera più specifica, si è presentato come un innovatore nel campo dell'applicazione delle energie rinnovabili negli edifici. È diventato, diciamo, una nuova figura di urbanista, una nuova figura di urbanista che diciamo, puntava a rinnovare l'uso dell'energia all'interno delle città. E ha realizzato anche qui diversi progetti. Vi ricordo ad esempio quello per l'Università di Tsinghua, se pronuncio bene, di Pechino, dove ha realizzato l'impianto di energia rinnovabile all'interno dell'edificio del Dipartimento di Scienze Ambientali di quella stessa università. Poi ha progettato edifici a energia a emissione zero sia in Italia che in Europa. È stato anche collaborato. Un esempio di questo è anche, diciamo, a livello europeo, l'attrezzatura del Conference Center di Budapest a emissione zero. Ha collaborato all'Agenzia Habitat delle Nazioni Unite, lavorando in Africa e in Cina. Soprattutto, diciamo, cercando di valorizzare le energie rinnovabili nei paesi, nelle regioni tropicali. Ha ricevuto numerosi premi, ne ricordo almeno due, quelli che io immagino siano i più importanti, poi magari Federico mi può anche correggere. Ricordo il Pioneer Award Passive and Low Energy Architecture del 2015, e poi il premio Robert Schuman, l'Europa che vogliamo, conferito dalla
dall'Accademia delle Scienze dell'Università di Bologna. Allora, qualche cosa sulla sua vasta bibliografia, con diverse opere in inglese, sia scritte con altre, sia tradotte dall'italiano. Io vi ricordo brevemente, adesso devo mettere gli occhiali, io che faccio di sotto senza perché sono scritti piccoli. Dalla caverna alla casa ecologica, storia del comfort e dell'energia, edizione Ambiente. Questo è un vero manuale di storia, diciamo, dell'energia applicata alla comodità umana, direi, applicata alla casa, che ha avuto diverse edizioni. È stato pubblicato per la prima volta nel 2004 e mi pare che l'ultima edizione del 2020. E poi ricordo affrontare la complessità per governare la transizione ecologica. Ecco, questo testo mi consente di dire che sarebbe, diciamo, limitativo racchiudere la figura di studioso di Federico Butera in quella dell'esperto di energia. Lui è anche uno studioso della complessità. Questo libro che io ho avuto il piacere di leggere quest'estate. È davvero un libro indispensabile, dovrebbe essere una lettura obbligata per chiunque faccia ambientalismo, perché c'è un'analisi scientifica, minuziosa, vastissima, ricchissima, che tocca tantissimi ambiti. Io che sono, diciamo, non voglio dire un esperto, ma insomma uno studioso di agricoltura e di storia dell'agricoltura, e tra l'altro da hobbista la pratico da oltre 20 anni, e ho imparato, ho scoperto cose sull'agricoltura che non conoscevo in questo libro. E poi ricordo Sole, vento, acqua, Italia emissione zero, che è il libro più recente del 2000, credo del 2023, del 2000, non so se, ecco, del 2023. Tra l'altro Federico doveva presentarlo a Roma, ma ha avuto un incidente domestico e non si è potuto spostare. Allora, stasera, ecco, Federico Butera ci parlerà della condizione in cui si trova il mondo oggi. Io termino qui la mia presentazione, naturalmente insufficiente, ma spero che sufficiente sia stata per darvi un'idea del valore dell'ospite di questa sera. Federico, a te la parola. Grazie Piero, parola, una descrizione al di sopra della realtà, direi. Hai fatto di me un'immagine, io le metto in difficoltà perché se non dico cose interessanti e sensate ci rimangono malissimo. Quindi, Non sarà così. bene, intanto ecco, vorrei dirti che voglio cominciare col dire che non parlerò soltanto della situazione in termini di ambiente, perché è importante saperlo, però c'è anche da capire come mai ci siamo arrivati e cosa possiamo fare, se no serve a poco. E quindi questa oretta che ho davanti la dedicherò proprio a questo ragionamento. Adesso provo a condividere la presentazione, vediamo se riesco. Spero di sì. La condivisione, vediamo come si va. Io ho sempre difficoltà in queste condizioni a fare la condivisione. Aspetta un momento, ci riprovo. Condividi schermo. Ok, tutto quanto. Vediamo un po'. Adesso vediamo se voi vedete il mio schermo? Lo vedete? A schermo intero si vede? Sì, Federico, sì. A schermo intero, perfetto. Questo è il titolo del mio intervento. Ecco, io vado subito al dunque. Lo dividerò in tre parti. La prima parte è cercare di capire quali sono i principali impatti delle nostre attività sul sistema Terra, con quali prevedibili effetti o effetti già attuali. La seconda parte
cosa ci ha indotto a causarli, perché ci siamo arrivati, e poi la terza è come possiamo fare per ripristinare gli equilibri originari. Cominciamo con la prima. La prima nasce da un lavoro scientifico che è rimasto ormai una pietra miliare, pubblicato nel 2009, scritto e comunque realizzato il lavoro scientifico, l'attività scientifica da un folto gruppo, credo più di una ventina di esperti in scienza della Terra, e si sono posti questo problema e si sono detti, cioè, l'obiettivo del loro lavoro era individuare i principali impatti dell'attività umana su quelli che sono i processi che tengono in piedi il funzionamento del sistema complesso Terra e, una volta individuati, cercare anche di capire quali sono i limiti oltre i quali non si deve andare per evitare che questo impatto possa essere effettivamente causa di effetti incontrollabili e ovviamente assolutamente negativi, cioè che finiscano per alterare gli equilibri preesistenti. La risposta a queste due domande è questo disegno. Non spaventatevi, adesso ve lo racconto. Hanno identificato loro nove impatti. Guardiamo insieme. Uno è il cambiamento climatico, in senso antiorario, l'altro è l'integrità della biosfera, cambiamenti dell'uso del suolo e così via. Ora li guardiamo rapidamente uno per uno e vediamo perché. E hanno individuato anche, naturalmente, all'interno di questi impatti, di questi fenomeni che inducono delle alterazioni dell'equilibrio, hanno identificato anche degli indicatori limite. Faccio un esempio banale. Prendiamo il cambiamento climatico che lo conosciamo tutti. Oggi abbiamo una concentrazione di CO2 in atmosfera, che è la causa principale, anche se non la sola, del cambiamento climatico, che è di circa 410 o poco più parti per milione. Era 280 circa nel periodo pre-industriale. Loro dicono se stiamo entro 350 lo possiamo tollerare, il sistema Terra lo tiene. E così via, altri limiti di questo genere posti per gli altri impatti o processi, come li chiamano loro. E per questo questi qui si chiamano i limiti planetari, i planetary boundaries sono stati battezzati. Questo insieme di limiti forma quegli spicchi, quella parte degli spicchi che è in verde, sta a indicare che quello, se si rimane dentro il cerchio tratteggiato che della figura come valore di limite, significa che siamo a posto e infatti viene definito come spazio operativo sicuro. Qual è il problema? Il problema è che di questi impatti, per ben 6 su 9 abbiamo sforato, cioè siamo andati oltre i limiti di sicurezza. Parliamo soltanto di questi un momento. E, per esempio, si chiama nuova entità. Cos'è nuova entità? Sapete che abbiamo immesso negli ultimi decenni qualcosa come quasi 150.000 nuovi composti chimici che non esistevano sulla faccia della Terra. Abbiamo immesso ormoni, abbiamo immesso antibiotici, abbiamo immesso plastiche, microplastiche che finiscono anche nel nostro sistema circolatorio, come si è scoperto negli ultimi giorni. Cioè noi abbiamo invaso il mondo di nuove entità, cioè queste cose non c'erano. Bene, tutto questo insieme di prodotti da noi realizzati, primi tra tutti, tra l'altro, i pesticidi che sono dannosissimi, chiaramente hanno fatto sì che il sistema Terra non ne tollera più ancora, anzi è già sbilanciato a causa di questo eccesso. Cambiamento climatico.
abbiamo ceduto e sappiamo in che condizioni siamo, per cui abbiamo già gli effetti, i primi effetti sul cambiamento climatico stesso. Integrità della biosfera, cioè cosa? Il funzionamento degli ecosistemi alla fine, che si misura, l'indicatore poi è la perdita di biodiversità. Ecco perché si sente sempre parlare di questa storia, ne parliamo meglio dopo. Cambiamento di uso del suolo, il fatto che abbiamo disboscato per fare posto a attività agricole, o tolte mangrovie per crescere i gamberetti. Cambiamento del ciclo dell'acqua. Abbiamo preso quantità enormi di acqua dai fiumi e l'abbiamo distribuito per irrigare. Abbiamo estratto acqua da sottoterra con le pompe per irrigare. Prima non si faceva. Abbiamo fatto tantissime cose che hanno cambiato il ciclo. Anche qui, problema. Il sistema terra è in affanno su questo punto. Flussi biogeochimici. E noi mettiamo milioni e milioni di tonnellate di fertilizzanti azotati e fosfati nel terreno per irrigare, e tutto questo comporta, sapete cosa, che non è che se le piante se lo prendono tutto, la gran parte finisce per essere dilavate, va a finire nei corsi d'acqua e lì crea fenomeni di eutrofizzazione, cioè un fenomeno per cui alcune piante prevalgono su tutte le altre, si mangiano tutti i nutrienti, si mangiano tutto l'ossigeno, qualsiasi altro sistema vivente, organismo vivente, muore inevitabilmente. E in più questo azoto, dei fertilizzanti azotati, in parte si combina con l'ossigeno, dà luogo ad un composto gassoso, che è l'ossido di azoto, che è 300 volte più potente della CO2 ai fini della clima alterante, cioè per favorire il cambiamento climatico. Ecco, non vi racconto gli altri, la significazione, magari ne avete pure sentito parlare. Quello che vorrei mettere in evidenza adesso su tutta questa storia è che tutti questi impatti, che poi sono impatti su processi alla fine, perché quando parliamo di CO2 immessa ci mettiamo nel ciclo ossigeno-carbonio della Terra, quando parliamo di acqua siamo nel ciclo dell'acqua e così via. Sono tutti quanti interconnessi fra di loro. Cioè io faccio un danno a uno e non è che mi sono fermato lì. Inevitabilmente, appena faccio il danno a uno di questi processi con il mio impatto, indirettamente finisco per coinvolgere anche altri. E questo lo abbiamo sia in termini biofisici, pure semplici. Caso esemplare è, tanto per capirci, l'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera si traduce in un assorbimento di CO2 in mare, si formano dei carbonati, acidificazione dell'oceano, alterazione dell'equilibrio delle specie e quindi l'ecosistema marino che entra in crisi. E questo è biofisico. Però quando io vado a disboscare un pezzo di foresta amazzonica o di altro posto e lo faccio col fine di andare a piantare soia per darla poi a mangiare alle vacche cinesi, che questa è la storia, e lì sapete che succede? Che io disbosco. Disboscando, dato che il bosco è molto più bravo ad assorbire CO2 di quanto non lo sia la pianta di soia, ho peggiorato la capacità di assorbimento, è come se avessi immesso della CO2 in atmosfera, quindi tocco il cambiamento climatico. E sto soltanto cambiando destinazione del suolo, cioè cambiando uso del suolo. Ma quando ho disboscato, poi che devo fare? Beh, se pianto qualcosa, avrò bisogno di acqua, devo irrigarlo e quindi tocco l'uso di acqua, poi, e dovrò mettere fertilizzanti e quindi tocco i flussi biogeochimici. Dovrò usare dei pesticidi e quindi tocco nuove entità. Per dire che ci sono tutte queste connessioni che non possono essere ignorate. Il principio del tutto è connesso, e parte da qui ed è fondamentale. Cosa facciamo adesso dopo aver detto queste cose? Siccome maggiore è il numero e l'intensità delle interconnessioni tra un impatto e tutti gli altri, e
quindi sono su questi maggiori numeri di connessioni più l'impatto è critico, prendiamo quelli che qui vediamo sono più interconnessi, esaminiamoli un po' da vicino. Cambiamento climatico, cosa è dovuto? Noi sappiamo, la narrativa cosa dice? Che sono le automobili con gli scappamenti che sputano CO2, le case che si riscaldano col gas e quindi altra CO2, le fabbriche con le loro ciminiere che emettono CO2, fermi tutti. Il 65% è questo, il resto no, il resto è metano. Sono questi gas che abbiamo detto che vengono dal terreno, sono i gas che stanno dentro i nostri frigoriferi, i nostri condizionatori, che perdono e quindi finiscono in atmosfera. Questi sono poi spaventosamente potenti. E soprattutto, sapete che c'è ben un quarto, il 24% del cambiamento climatico è dovuto all'agricoltura. E queste cose Piero le sa molto bene, avendo scritto un libro su questa roba, con in particolare il fatto che l'allevamento, che ha il peso più rilevante, perché pesa per il 14,5%. Bene, questa è la causa, ma come dicevo prima, guardate quante interconnessioni, cioè come questo cambiamento climatico in realtà è un elemento connesso con mille altri. E quindi attenzione, non è facile intervenire, perché sapete com'è? È come quando prendiamo la medicina, leggiamo il bugiardino, scopriamo che può incidere su una quantità di fenomeni, di malattie o di altro nostra, che non ci potevamo mai credere. Perché? Perché siamo un sistema complesso, come un sistema complesso il sistema Terra, e quindi ci sono queste continue interconnessioni. Piccolo inciso, quella agricoltura è terribilmente interconnessa. Il processo agricolo attuale, attenzione, ha un impatto spaventoso su quasi tutti gli altri impatti. Li crea, li intensifica, provoca e così via. Quindi noi siamo abituati a pensare che abbiamo risolto il problema che facciamo la città. Ecco, i nord europei ormai sono dei maestri in questa storia. Stoccolma ha emissioni zero nel 2040. Ok, ma che hai fatto? Cioè, hai fatto le macchine elettriche, hai fatto la pompa di calore invece della caldaia. Le alimentate con il fotovoltaico, e poi però per mangiare scopri che il danno è ben altro. Biodiversità è l'altro elemento critico, ci sono due critici: cambiamento climatico e perdita di biodiversità, o integrità dell'atmosfera, se preferite. Guardate quella vignetta. Chi ha qualche anno, come me, ricorda benissimo che quando si usciva la domenica a farsi la gita da giovani, bisognava fermarsi ogni tanto a ripulire il parabrezza per tutti gli insetti spiaccicati. Adesso non se ne spiaccica più nessuno. E non è soltanto un'impressione, ci sono anche dati molto precisi. Tanto è vero che appunto il 25% delle piante e degli animali è a rischio di estinzione nei prossimi decenni, e non dimentichiamoci, soprattutto per quanto riguarda gli insetti impollinatori, gli insetti volanti impollinatori, che il 75% delle colture dipende da loro, cioè perché se non si impollina noi non mangiamo. Eccolo qua, ancora, e questa è l'ultima informazione su questo punto. Guardate che qualsiasi alterazione, qualsiasi impatto io eserciti sul sistema Terra attraverso qualsiasi di questi nove che abbiamo identificato, tutti finiscono per ricadere sulla integrità della biosfera, cioè sugli ecosistemi, che sono quindi una specie di capro espiatorio di qualsiasi alterazione io faccia al sistema Terra. E questo deve preoccuparci. Perché deve preoccuparci? Perché il Palle! perché Silenzio! perché
perché la integrità della biosfera Oh! significa Oh! Silenzio! per favore, Mirella e Rossana e Francesco. Bene. Non ci sentiamo, Piero. Ok. Il Hanno microfono. spento il microfono. Perfetto, va bene. Allora, dicevamo, perché è così critica la cosa? Perché la biodiversità è importante? Perché la biodiversità è un indicatore dello stato di salute dell'ecosistema. Gli ecosistemi sono sostanziali, cioè senza di loro, senza che ci danno servizi gratis fondamentali, non potremmo sopravvivere. Ne ho estratti solo alcuni dei tanti servizi che gli ecosistemi ci danno. Uno, abbiamo visto, è il cibo. L'altro, il cibo sia a terra con l'impollinazione, sia a mare con la pesca, con l'alterazione eventuale dell'ecosistema marino. I materiali combustibili che vengono dai boschi, le infestazioni che si controllano l'uno con l'altro, gli insetti infestanti. Se io finisco per far fuori un gruppo, qualche altro gruppo prevale e magari è quello che mi fa danno. L'80% dei principi attivi dei farmaci viene dalle piante selvatiche, fanno depurazione delle acque, insomma una serie di cose importantissime, tra l'altro al suolo. Guardate il suolo, un grammo di suolo cosa contiene? Che ecosistema ricchissimo ha e che è alla base della salute del suolo e che è quello che ci permette di produrre quello che poi ci serve per mangiare. Quando io uccido tutta questa roba con eccesso di fertilizzanti, non di fertilizzanti, di pesticidi, è chiaro che alla fine lo pago. Quindi i due problemi da affrontare, anche se uno dei due, diciamo che più evidente, sono proprio cambiamento climatico e perdita di biodiversità. Il fatto che comunicare la biodiversità è veramente, la perdita di biodiversità è veramente difficile, quasi impossibile. Allora dobbiamo cercare di fare in modo di bloccare questi due aspetti, questi due degradi ambientali, perché sono quelli che ci portano a quello che vedete. Cioè, se la manifestazione è l'uragano, l'inondazione, la siccità, gli ghiacciai che si sciolgono, la biodiversità che si perde, poi gli effetti su noi, sul nostro sistema sociale, sulla nostra società, sono la fame, le malattie, le migrazioni, la guerra per le poche risorse che rimangono, e quindi dobbiamo rimuovere quelle cause per evitare di avere questi effetti. Come ci siamo arrivati? Questa rappresentazione semplificata dei flussi economici ci aiuta a capirlo. Questo è un po' il modo con cui viene presentato il processo economico. Vale anche fin dal momento in cui c'era il baratto, c'era qualcosa di simile. Da una parte hai l'impresa, allora il padrone e basta, poi hai la famiglia, il contadino più povero. Le famiglie forniscono lavoro, le imprese, assieme al capitale e al lavoro, forniscono beni e servizi. Poi è tutto, c'è uno scambio, le famiglie comprano questi beni e servizi con le retribuzioni che ricevono dalle imprese e via. E questo è un giro che è un suo equilibrio, cammina in una certa maniera. Ok. Cosa è successo a un certo punto? A un certo punto è successo che è passato il messaggio che il benessere dipendesse da quanti beni e servizi hai a disposizione. Quanti più ne hai, meglio stai. Ci si convince che questa è la strada da percorrere, con il risultato che da una parte le imprese si affannano a fornire sempre più beni e servizi il più possibile, in tutti i modi possibili, cercando di convincerti quindi che ti servono, e io che mi convinco che mi servono, me li compro e sono
preso da un vortice spaventoso di lavoro, lavoro di più per guadagnare di più, per comprare questi beni, ma sono sempre insoddisfatto e quindi è un giro frenetico che accelera spaventosamente questo processo e che comunque va benissimo sia all'impresa perché ovviamente si arricchisce, più produce, più guadagna. E poi c'è la storia che il PIL, il prodotto interno lordo, che è nient'altro che l'insieme dei beni e servizi prodotti da un paese, che va aumentando. E lì la storia è il PIL deve aumentare, aumentare e aumentare sempre. Per poter aumentare occorre che le famiglie consumino, consumino, consumino. Questo è un po' il funzionamento attuale. Ma che c'è di male alla fine? Che consumino pure, se gli piace. E no, perché per poter funzionare questo meccanismo implica che venga messo in atto il processo produci, usa, getta, cioè il processo lineare che comporta il fatto che io devo comprare tante cose, ma alla fine, siccome la maggior parte sono obsolete, non mi servono e le butto. Quindi io devo sempre più produrre, ovvero estrarre poi risorse dall'ambiente per trasformarle, portarmele a casa e poi buttarle via come rifiuto. Allora, la verità qual è? La verità non è quella. Non è che più beni e servizi, più benessere, ma è più beni e servizi e più consumo di risorse. Perché in quel ragionamento lì manca l'ambiente. Cioè, nel sistema economico l'ambiente non c'è, non viene considerato. Ma l'impresa non si avvale solo del capitale tipicamente considerato quello finanziario, economico, quello che sia, e del lavoro. No, estrae dall'ambiente biomassa, risorse minerarie, servizi ecosistemici e immette nell'ambiente rifiuti in quantità tale che in molti casi l'ambiente non è in grado di assorbirli. Allora, ma questo non è una novità. Cioè, c'è stato chi lo ha detto Qua con io non so da insistenza. parte, no, io. Non potevamo andare avanti in questo modo. Uno, Boulding, economista del 1966, che tirò fuori questa storia della navicella spaziale Terra, dicendo: ragazzi, guardate che siamo con una navicella spaziale, non possiamo estrarre più di quello che abbiamo. L'unica cosa che arriva da fuori è il sole, punto. Con il resto dobbiamo arrangiarci e utilizzare sempre quello che c'è. E poi quello di questa frase che è rimasta famosa, chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all'infinito in un mondo finito, è un pazzo o un economista. Bene, poi venne Jorge Schröder, il quale mise in relazione la fisica e l'economia, dicendo: ragazzi, ma qua l'economia si occupa di cose, di prodotti, di processi, non può ignorare la fisica e non può ignorare quindi i processi, i vincoli ecologici. E quindi viene a cadere, beh, loro misero in discussione sin da allora qualcosa che è venuto dopo, cioè questo mito della green growth, della crescita verde, cioè che io posso aumentare le attività economiche indefinitamente, disaccoppiando, con decoupling delle risorse, cioè non necessariamente estraendo risorse dall'ambiente e quindi disaccoppiarlo dagli impatti ambientali. Ma questo si è rivelato falso. Guardate questo grafico che è illuminante, come è cresciuto il PIL da 90 a oggi e come è cresciuto l'estrazione di materiali, che è un indicatore fondamentale perché è estrazione di risorse dall'ambiente. E d'altro canto, quando vengono a dirci: ah, ma io faccio il riciclo, e che tutta questa è una linea nostra, purtroppo, per cui ci siamo messi in traverso con la Commissione europea, perché noi facciamo riciclo a oltranza, come se il riciclo risolvesse il problema. Il riciclo vuole risorse, non c'è niente da fare, non si fa gratis, necessariamente io devo continuare a prendere dall'altro. E quindi solo che piace tantissimo perché fa aumentare il PIL e poi ovviamente arricchisce e lo fornisce. Insomma, il modello che ci ha portato qui è fatto, come vedete, di consumismo, obsolescenza, globalizzazione, il mito del denaro come unico indicatore di valore dell'uomo, il pensare a breve termine invece che a lungo termine, il mito del mercato, l'ossessione della crescita, sono tutti fattori che sono dietro il degrado ambientale, ne sono la causa principale.
Perché è un modello predatorio, perché è un modello, tra l'altro, che non a caso preda sia le risorse naturali, ma il concetto è lo stesso sulle risorse umane. Tanto vero che, guardate un poco cosa è successo da quando questo modello è stato sdoganato definitivamente negli anni Ottanta col neoliberismo, Thatcher, Reagan, Milton Friedman e compagni. Guardate come l'1% più ricco, come si è sempre più arricchito dal 1980 più o meno oggi, in tutti i paesi del mondo. Ma contemporaneamente, se guardate le emissioni cumulative di gas serra dal 90 al 2015, l'1% più ricco è responsabile del 15% di tutte, il 10% più ricco è responsabile di oltre la metà, del 52%, e il 50% più povero in tutto del 7%, cioè non ha nessuna responsabilità e ne paga, quel 50%, ne paga le conseguenze più dure. Questo perché, oltretutto, è anche un modello miope, autolesionista, perché con la storia, ambiente, società e economia, che hanno lo stesso peso e lo sviluppo sostenibile, è una forma di compromesso tra le esigenze delle tre sfere, non è vero. Noi siamo dentro l'ambiente, come l'economia dovrebbe essere al nostro servizio. Cioè, un danno che facciamo all'ambiente lo facciamo anche a noi, perché ne siamo parte integrante. Non siamo altro e più dei tecnologi che possono fare quello che vogliono. Qui c'è un problema. Come l'affrontiamo il discorso? Allora, vediamo quest'altro grafico. Nascisse sta a indicare benessere, cioè l'indice di sviluppo umano che implica sia soldi, diciamo, ma anche aspettative di vita e istruzione. Dall'altra, invece, in ordinata c'è l'impronta ecologica, che è una misura dell'impatto ambientale sostanzialmente che ha un paese. I pallini sono in diversi paesi. Vedete che noi dovremmo stare in quel rettangolino che sta fra 0 e 1 di sviluppo umano, perché quello è un valore che viene considerato come accettabile, e a meno di 2 per quanto riguarda l'impronta ecologica, perché questa è la capacità, la biocapacità, cioè l'impronta ecologica che la Terra è in grado di tenere in continuità per l'eternità. Bene. Non c'è un solo paese che stia dentro, con i paesi che stanno bene, che hanno delle impronte ecologiche spaventose, i paesi che stanno male, che hanno invece impronte ecologiche bassissime. Ma allora è un destino infame, cioè o sto bene e impatto, o non impatto e sto male. Non c'è soluzione, non abbiamo via d'uscita. La via d'uscita sì c'è, passa da quest'altro grafico che ci fa vedere come il prodotto interno lordo pro capite sia funzione dell'impronta ecologica. Scusate, l'impronta ecologica cresca con il prodotto interno lordo. Allora, la soluzione qual è? La soluzione è che dobbiamo cercare di aumentare il PIL dei paesi poveri, dobbiamo diminuire quello dei paesi ricchi e fare in modo che quello dei paesi poveri cresca con un modello economico meno impattante di questo nostro attuale. Ma se il PIL diminuisce, che succede? Siamo nelle peste. Ma no, perché questi tre signori, di cui due premi Nobel, hanno scritto, ma non sono solo loro, ormai non c'è nessuno che osi dire che il PIL è un indicatore di benessere, al contrario, per cui continuiamo a preoccuparci di una roba che non esiste. E quindi, se è destinata a diminuire, pazienza, tanto non succede niente, ridistribuendo le cose vanno molto meglio. Come possiamo arrivarci? Mimando il modello di funzionamento dell'ambiente, che è fatto di cicli, cicli. Abbiamo il sole che alimenta le piante, che sono i produttori, crescono, prendono materia prima dal terreno, elementi di base, vanno crescendo, poi muoiono, i decompositori ritrasformano quelle molecole complesse che questi produttori hanno creato, le sminuzzano di nuovo in elementi fondamentali che vengono ripresi e giriamo così. Ci sono i consumatori in mezzo, è uguale, è un ciclo indefinito. La materia a circolare è sempre la stessa, l'unica cosa che si perde è
la qualità dell'energia da solare che diventa calore a bassa temperatura. Succede anche negli oceani, tutto questo succede da centinaia di milioni di anni, è il solo funzionamento sostenibile che ci sia e noi invece come lavoriamo in questo modo. Estraggo, produco, distribuisco e poi butto via. Cosa dobbiamo fare? Fonti rinnovabili, efficienza energetica, certo, ma entro certi limiti, perché non dimentichiamo che per fare un pannello solare o un aerogeneratore ci vogliono risorse minerarie, quindi non posso allargarmi all'infinito e più, ho comunque spazi, ho della competizione di uso del suolo. Ma soprattutto dobbiamo considerare che noi siamo un po' presi dal fatto che quando pensiamo ai consumi energetici del frigorifero, pensiamo quanto consuma di elettricità, ma non pensiamo che per costruirlo ci sono state delle emissioni, per cui che vanno dall'estrazione delle materie prime del frigorifero fino alla fine vita. E sapete che c'è? Che queste emissioni che vengono chiamate emissioni incorporate nei prodotti, qualunque esso sia, sono più della metà. Cioè le emissioni dovute alla produzione degli oggetti sono più della metà di quelle che ci vogliono per farli funzionare. Allora ecco che avviene l'aiuto all'economia circolare, che cosa dice? Dice che i prodotti devono essere progettati in modo che abbiano il minimo di emissioni incorporate e materia, che siano riusabili, riparabili, durevoli, ammodernabili, fabbricabili, insomma, devono restare nella casa, nella città, nel mondo, il più possibile, fino a quando sono in grado di fornire le funzioni per cui sono stati progettati, e alla fine li butto, ma devono essere riciclabili. Cioè, questo significa che se i prodotti devono durare di più, se ne producono di meno. Quindi le attività economiche traslano dalla produzione alla manutenzione, ma questo comporta un cambiamento di comportamenti. La sobrietà è un elemento essenziale, deve diventare, il consumismo deve sparire. È un cambiamento non da poco, tanto non è da poco che più che di transizione dovremmo parlare di biforcazione, cioè dobbiamo passare a un diverso modello politico, economico e culturale, quindi anche politico, se vogliamo, che abbandona la crescita indefinita e accetta l'idea della crescita limitata, morte al posto del consumismo, la sobrietà, non diseguaglianza e equità, non breve termine ma lungo termine, e niente, ecco, potremmo dire, mitizzazione della potenza dell'uomo con la tecnologia, perché non è tutto. Ma, e chiudo, soprattutto per poterlo fare, occorre che ci rimettiamo a parlare, scienze fisiche e scienze umane. Perché la problematica ambientale è una problematica che investe tutti gli ambiti della conoscenza. Non posso considerarli separati, perché se li considero separati e non li rimetto insieme, non riesco certo a risolvere il problema. Grazie. E ho finito. Grazie Federico, ottima lezione. Non era facile riuscire a mettere insieme tanti aspetti diciamo, di un quadro così complesso come quello dello stato del pianeta. Tu hai, diciamo, materiali conoscitivi e scientifici accumulati che ti consentono in meno di un'ora di darci un quadro esauriente dei principali problemi che dobbiamo affrontare. Io adesso lascio la parola, ma ci tengo, avevo nella presentazione, ti avevo caratterizzato come un pioniere, promettendo di dare la prova di questa affermazione, e ho dimenticato di citare un tuo vecchio lavoro che dice tutto come dire, della tua capacità anticipatrice nel campo delle energie alternative. Allora, un libro che si intitola Quale energia per quale società? Le basi scientifiche per una politica energetica alternativa. Mazzotta, 1979.
L'ambientalismo in Italia era agli albori, questo ci tenevo a dirlo, non c'entra con la discussione di adesso, ma era per completezza di presentazione. Io lascio la parola agli altri, poi casomai dirò qualche cosa anche sul piano, diciamo, delle prospettive positive che tu giustamente in finale di lezione hai voluto indicare. Grazie. Posso parlare? Vai Enzo. Federico, io lo conosco, ci siamo conosciuti ai tempi di Enzo Tiezzi, che era un ambientalista, è un grande divulgatore scientifico, e questa lezione lo ha dimostrato, appunto quello che diceva Piero, cioè una sintesi in poche immagini, in poche parole di quanto sta avvenendo. Io volevo fargli una domanda, però mi è capitato proprio ieri o l'altro ieri di leggere la relazione di un libro che io non ho letto, un libro di Eisenstein, che io conosco soltanto per avere un altro Eisenstein, quello della corazzata Podionkin. Ma questo libro di Eisenstein si chiama Climate New Story, e fa un'affermazione molto decisa, e cioè dice: abbiamo sbagliato a mettere davanti al carro del collasso ambientale il cambiamento climatico, perché lui sostiene che il cambiamento climatico potrebbe fermarsi, mentre invece rimane tutto il problema degli ecosistemi di supporto alla vita che sta degradando. E lui ci avverte che questo è un grave errore. Io non lo so, non ho letto il libro, non so nemmeno valutare questa sua affermazione, che mi sembra un po' provocatoria, ma può essere vero, e rigiro la domanda a Federico. Ma guarda, dalla letteratura scientifica che ho letto in questi ultimi anni, la risposta è: ha ragione lui. Io lo accennavo dicendo che è difficile comunicare la perdita di biodiversità. Non te ne accorgi, se nel cucchiaino di terra c'è un batterio o un fungo in più o in meno, anzi non sai neanche che ci sono. Questo è il punto. Però stiamo devastando talmente tanto tutto che la paghiamo, insomma. Siamo in una situazione di crescente alterazione di tutti quanti gli ecosistemi. Per cui è vero, perché al limite, dico, se c'è il cambiamento climatico, vabbè, chi muore che deve morire per l'alluvione muoia pure, però ce ne sono alcuni che invece l'alluvione se lo scansano, si comprano un condizionatore e se la godono. Cioè questo è il punto. Mentre l'altra roba lì, che è quella che alla fine non hai cosa mangiare, lì è più dura. Quindi direi che sono d'accordo con lui, che è molto più critica l'altra, ma è anche molto più difficile da affrontare perché è ancora più sistemica. Devi cambiare completamente il modello di produzione agricola da una parte, ma non solo quello, devi cambiare appunto le abitudini nostre, devi uscire da una logica che richiede una rivoluzione, insomma, questo è il punto. Chi chiede la parola? Prego. Beh, se non interviene nessuno, dico qualcosa io. Federico, tra i tanti punti che ha toccato, a proposito di deperimento delle risorse e distruzione della biodiversità. Io vorrei proprio riprendere quest'ultimo che lui è tornato a sottolineare, il suolo. Vedete, l'agricoltura industriale a distanza di decenni mostra tutto il suo
lato distruttivo e irreversibile. E cioè, dopo decenni di concimazione chimica e negli ultimi decenni di uso di diserbanti sintetici, di pesticidi che vengono massicciamente utilizzati, il suolo come ecosistema muore. Il suolo non funziona più come, diciamo, luogo, della fertilità originaria, della terra. E quindi accade una cosa straordinaria. Ci sono le statistiche delle Nazioni Unite, ma anche di altri organismi internazionali, che misurano la perdita annuale nel mondo di terre fertili. E una cifra, diciamo, che viene comunemente accettata, è quella della perdita tra i 10 e i 12 milioni di terra fertile, di ettari di terra fertile. Altri misurano la quantità in tonnellate, milioni di tonnellate di topsoil che viene portato via poi dal vento, eccetera, dopo che il suolo naturalmente si è disgregato, no? Ha perso la sostanza organica, ha perso la sua vitalità. Allora, questo per dire che se c'è un settore dell'economia contemporanea che mostra la sua totale, irrimediabile incompatibilità con la sopravvivenza degli uomini sulla terra, questa è l'agricoltura capitalistica. Perché non c'è nessun settore che, come l'agricoltura, distrugge la base del proprio operare economico. Cioè l'agricoltura distrugge il suolo, distrugge la fertilità. Quindi andando avanti, distruggerà, diciamo, no, tutti i suoli disponibili. Allora, ma naturalmente ci sono molte altre cose da indicare, però l'agricoltura è al tempo stesso il settore dove le prospettive possibili, come quelle che indicava Federico, si vedono, non solo si vedono e sono, diciamo, nella mente dei programmatori o degli studiosi come me, sono in atto. L'agricoltura biologica, biodinamica, organica, è un'agricoltura che rigenera la fertilità della terra, quindi che utilizza una economia, per quanto possibile, circolare. È un'economia, è un tipo di agricoltura che trattiene di più il carbonio nel suolo e quindi disperde meno CO2. È un'agricoltura che non utilizza concimi azotati e quindi non forma ossido di azoto, come ricordava Federico, e così via. Ed è un'agricoltura naturalmente che produce cibo sano, ed è un'agricoltura possibile. Non è vero, come cercano di dire i difensori dello status quo, gli stipendiati e i funzionari del capitalismo, che andremo verso la fame. Moltissime agricolture in ogni lato del mondo si vanno adeguando verso questo modello di agricoltura. E poi vedete l'aspetto più clamoroso, no, della insostenibilità di questa obiezione che fanno i difensori dello status quo è la situazione dell'allevamento intensivo. Cioè, perché l'agricoltura non è solo l'agricoltura industriale, è un sistema mondiale di produzione del cibo di cui fa parte l'allevamento intensivo. Ebbene, quando i difensori dell'ordine esistente, ci ricordano che noi siamo 8 miliardi, che dobbiamo essere sfamati, ricordano di ricordare che noi con questo sistema alleviamo e nutriamo tra i 60 e gli 80 miliardi di animali per un consumo carneo smodato, malato, insano, che produce, diciamo, alterazione climatica, consuma. L'allevamento intensivo è il maggiore responsabile dell'inquinamento delle acque. Ora, mentre l'agricoltura consuma il 70% delle risorse idriche del pianeta,
L'allevamento intensivo è la maggiore causa, la principale causa dell'inquinamento di questa risorsa. Quindi, cioè non possiamo assolutamente continuare su questa strada. Quindi limitare l'uso della carne, limitarla. La carne viene, gli animali vengono allevati nell'azienda con piccolo animale, da cortile, buoi, eccetera, eccetera, in piccola misura, secondo il modello. Che è il modello novecentesco, è il modello poi, io lo ricordo da storico, è il modello dell'agricoltura, della rivoluzione agricola inglese. La rivoluzione agricola inglese è sorta dalla combinazione tra legumi foraggeri e allevamento animale, la stalla dentro l'azienda che consentiva sia diciamo, la possibilità di avere carne, latte, ossa per i fosfati, eccetera, e sia naturalmente letame per fertilizzare continuamente il suolo, no? Nel giro di un secolo c'è stato un salto del 200% delle rese agricole. Allora, noi abbiamo la possibilità con l'agricoltura di battere una strada alternativa, una strada che dia anche dignità all'uomo lavoratore, ai contadini, a chi sta sulla terra, a chi produce il cibo, mentre oggi siamo alla ripresa della schiavitù. Federico è un meridionale come me e noi ricordiamo che lui addirittura siciliano, ricorda che quando eravamo ragazzi noi sentivamo parlare dei caporali. I caporali, coloro i quali rastrellavano la forza lavoro nelle piazze e le portavano nelle campagne. Beh, noi in tarda età abbiamo dovuto sentire parlare di nuovo dell'esistenza dei caporali, cioè la storia è tornata indietro, la storia è tornata indietro. Grazie. Qualche cifra divertente al limite sulle cose che dicevi sulla prevalenza appunto dell'allevamento. Se questo antropocene si materializza, la sesta estinzione la abbiamo e verranno i marziani o chi per loro a scavare, a cercare le epoche geologiche nel terreno della Terra, scopriranno questa fascia antropocene in cui troveranno radioattività, troveranno plastiche, troveranno cose strane che prima non c'erano, ma si stupiranno, non riusciranno bene a capire come fosse organizzato il sistema di governo, perché c'era una stragrande maggioranza, il 60% delle specie più evolute, i mammiferi, buoi. Il 36%, altri strani, somigliano delle scimmie, gli umani, e il 4% tra giraffe, ippopotami, elefanti, cioè tutti i mammiferi selvatici, 4% soltanto in peso. Cioè siamo in una situazione pazzesca, ridicola, in cui i mammiferi sono rappresentati dalle vacche e non dagli altri. Posso fare una domanda? Sì. Sono Mario Sommella, buonasera a tutti e grazie, professor Brevilacqua, e anche l'intervento e la lezione del professor Butera. Sì, proprio su questa questione delle carni, e quindi sappiamo benissimo l'impatto pesante degli allevamenti, soprattutto bovini, ma qual è la posizione ed eventualmente, ecco, un piccolo chiarimento sulle carni allevate in laboratorio, potrebbe essere una soluzione oppure siamo ancora lontani o è solo al momento un inizio incomprensibile? Ma intanto siamo ancora in una prima fase. Le osservazioni che mi vengono di fare sono di due ordini. Il primo è non è noto, e si guardano bene dal dirlo, quale sia il reale complessivo impatto ambientale di tutto il ciclo di vita della produzione di tessuto, muscoli in laboratorio, no?
o in fabbrica, poi diventerà una fabbrica. Quindi il primo punto in cui loro sostengono, noi evitiamo, ecco, la cosa terribile dell'uccisione degli animali. Non osano dirti, se non qualcuno di passaggio, che l'impatto ambientale è minore, perché con ogni probabilità non lo è. In secondo luogo, c'è un elemento importante. A chi andrebbe questa possibilità di mangiare proteine animali? Noi che siamo ricchi, per motivi di salute, lascia stare l'ambiente che ne avrebbe grande giovamento, ma noi faremmo bene a mangiarne di meno. Dico noi, forse non meno noi italiani, in particolare meridionali, ma mediamente i paesi sviluppati mangiano una quantità di carne e di proteine animali largamente superiori a quello che sarebbe utile e mangiato, tanto vero che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei suoi consigli sconsiglia di mangiare più di, diciamo, circa 300-400 grammi di carne alla settimana. E allora, quindi, qual è la storia? Il mio timore è che, così come oggi il mercato della carne è nelle mani di tre o quattro grandi multinazionali, dalla Cargill alla J&J brasiliana e altre due americane, sono gli stessi che stanno facendo queste attività. È la Cargill che sta investendo cifre grossissime per fare la carne artificiale. Cioè, il punto qual è? Che alla fine, se il povero indiano o abitante del Malawi che ha bisogno di proteine animali le vuole, le deve comprare da Cargill, così come oggi, se vuole piantare il mais, deve comprarlo da Monsanto. Cioè, il punto è che ancora una volta entriamo in una logica di proprietà di un prodotto biologico. Quello che prima era una cosa naturale, un animale usato in maniera indegna e devastante in questo momento con gli allevamenti intensivi, la cosa non migliora con la produzione in laboratorio, in fabbrica del pezzo di carne. Perché quello che ci basta, tra l'altro, è quello che può venire fuori da quell'agricoltura di cui parlava Piero poco fa, un'agricoltura in cui includi l'animale nel ciclo dell'agroecologico, della produzione agricola. E quello basta e avanza per garantirci quella quantità di vitamine e di proteine che i cereali, non che non forniscano, forniscono in misura minore e posso pure compensare. In fondo, non dimentichiamo che i vegani ci sono, non so se miliardi, certamente centinaia di milioni, e vivono. Quindi questa è un po' la mia impressione, cioè andiamo ancora una volta a concentrare nelle mani di qualcuno e tecnologizzare qualcosa che non occorre tecnologizzare. Molto chiaro, e infatti proprio questo passaggio sulle multinazionali credo sia importante. Grazie. Se non c'è nessun altro, vorrei fare un'altra domanda a Federico, se non c'è nessun altro. Vai, Enzo, che non ce ne sono. Ma io ho letto quel saggio di Federico sul paesaggio che Piero ci ha mandato per email. Sono perfettamente d'accordo che il paesaggio, che noi consideriamo il paesaggio altro da noi, insomma, una cosa esterna da tutelare, eccetera, eccetera. E in questa visione sistemica invece noi facciamo parte di questo paesaggio. Io, scusate se faccio una piccola digressione, cioè ho molte volte detto che mi colpì un libro letto tantissimi anni fa di Reich, L'invenzione del paesaggio, dove l'autore dice che l'invenzione del paesaggio è dovuta alla scalata di Petrarca del Monte Ventoso, che Petrarca decide di scalare questo monte
chiede a un contadino che abitava lì alle basi della montagna, chiede che cosa si vedeva dal monte, e il contadino non risponde, nel senso che non capisce la domanda. Allora Petrarca sale sulla cima e vede il paesaggio che prima di lui non aveva visto nessuno, nel senso che è questa cosa esterna. Però quello che mi ha colpito del saggio di Federico è questo. Allora, questo paesaggio cambia e probabilmente dovrebbe cambiare proprio con i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e le pale eoliche. Ora, su questo noi siamo divisi alla sinistra, nel senso che ci sono ambientalisti che vedono come il fumo negli occhi l'installazione di pale eoliche e tanto più di pannelli fotovoltaici. Questo è un grosso problema, nel senso che c'è questa resistenza, nonostante le cose che ha detto Federico, per esempio sui pannelli che si possono sollevare da terra e quindi continuare l'agricoltura, eccetera, eccetera. Però c'è una resistenza fortissima e questo è una cosa che divide un po' la sinistra, ecco, questo volevo dire. Sì, non c'è alcun dubbio. Il problema è che dobbiamo trovare un punto di equilibrio che via via si va spostando. Cioè, un'altra cosa che, se non ricordo male, dicevo, è che la cosa più grave, più difficile da digerire, è la rapidità con cui dobbiamo cambiare questo paesaggio. Perché il cambiamento di paesaggio in passato c'è sempre stato, ma talmente lento che non te ne accorgevi. O quasi, no? È una piccola variante, vabbè, sì, non mi sta bene, però insomma non è poi così tanto. Qui invece ti ritrovi a dover modificare tanto. E poi c'è anche un altro aspetto che è quello della fruibilità, cosa significa? Cioè, non dimentichiamo una cosa, che quando tu prendi, hai davanti a te da dover occupare, ammettiamo pure che non fai l'agrivoltaico, che fai l'impianto a terra, devi occupare lo 0,2% della superficie di tutto il territorio nazionale, però siccome le linee elettriche e le strade sono dove passi tu e questi cosi li metti vicino alle linee elettriche e vicino alle strade, a te pare che c'è l'invasione. Ma non è vero. Basta che magari ti allontani, ti prendi un viottolo invece della strada asfaltata e scopri che cammini per chilometri, chilometri a chilometri e non trovi niente, né un aerogeneratore né un fotovoltaico. Quindi ci sono tutti questi altri elementi che si affastellano, diciamo. E comunque una cosa è certa, quello che va evitato è quello che sta avvenendo, cioè che io, contadino, neanche. Io proprietario terriero, il contadino non lo fa. Il proprietario che vive in città e che ha un sacco di terreno che gli rende pochissimo e che gli dà un sacco di rogne, fuori arriva uno e gli dice: senti, sai che c'è? Tu quanto ti dava questo terreno? 1.000 ettari? Scusa, 1.000 euro per ettaro. Io te ne do 2.000 all'anno. Me lo dai? E quello lo fa. Però prima produceva qualcosa. Adesso non produce più niente. Però il punto proprio da evitare è questo, il fatto che quando è una trasformazione di paesaggio in termini di degrado, perché diventa degrado, in quanto prima forniva qualcosa, era tanto ecosistema che era più ricco, era cibo che veniva utilizzato. Ecco, quindi sono questi gli aspetti che vanno guardati con attenzione. Però siamo sempre lì, hai ragione tu, la divisione c'è perché? Perché anche a me è stato difficile convincermi, anche per me è stato difficile convincermi che paesaggio non coincidesse con panorama, ma che io quando guardo il paesaggio devo guardare anche il verme che sta nel terreno. E questa è la nuova definizione. Ma la maggior parte delle persone lo vede così, insomma, con quelli, quando c'è quello che mi viene a dire, come c'è stato, che si è chiesto di verificare la nave da crociera
la nave di crociera che andava dalla costa italiana alla Sardegna, cosa potesse vedere nel parco eolico galleggiante, se gli dava fastidio al turista. E quando si arriva a queste estremizzazioni, a quel punto non so che dirti. Comunque è vero, è un tema che va affrontato cercando di discutere il più possibile e cercando di argomentare, soprattutto far capire che l'alternativa è, sì, magari non ti piace più come rispetto a come era prima, ma forse però tuo figlio campa e invece l'alternativa può non campare. Su questo piano, secondo me, va messo brutalmente. C'era Alessandro che aveva chiesto la parola. Ma io ho apprezzato molto la ricostruzione dei meccanismi, diciamo, dei nove ambiti e delle interrelazioni. E poi in quest'ultima risposta c'è stato anche un accenno al fatto che il cambiamento dovrebbe avvenire con una certa rapidità. Ecco, io vorrei un attimo che il professore, visto che dal 1979 la sua pubblicazione ha affrontato appunto questo, il tema che allora era un tema che ben pochi trattavano, quindi c'è una dimensione proprio temporale dei mutamenti che sono avvenuti nel tempo, perché appunto quello che io capisco è che non abbiamo molto tempo. Ecco, mi sembra che gli scienziati, quelli dell'IPCC, ci dicono che stiamo parlando di 40-50 anni. Ora, le modifiche che, come avveniva, come si è visto nell'ultima slide, diciamo, che dovrebbero avvenire, sono talmente radicali, appunto, si è parlato di rivoluzione, che, il tema è, siamo in grado noi umani, come dire, in 40-50 anni di rovesciare sostanzialmente il capitalismo e di creare un sistema diverso? Dove sono queste, cioè, considerando anche che appunto gli interessi, le forze in campo, no, sono quelle che sono, appunto, ci sono delle grandi concentrazioni di capitale che oggi sono magari appunto la Cargill, e la Dreyfus e tutte le altre, che poi sono quelle che comunque si stanno candidando a gestire anche la fase successiva in una logica che sarà sempre di concentrazione. Ecco, io vorrei un attimo che il professore magari ci facesse un piccolo ragionamento su questa storia dei tempi e cosa vuol dire rivoluzione da questo punto di vista, in maniera anche un po' esplicita. Una forma di ecosocialismo, cioè qualche cosa di diverso, o se no, che sia radicalmente diverso, o se no, noi siamo, almeno noi umani, oltre che la sesta estinzione di massa, ecco, cioè, noi umani saremo parte di questo panorama di estinzione, e vabbè, la Terra andrà avanti per conto suo. Grazie. È la domanda delle domande, no? Io credo che ci sia da aggiungere un altro elemento drammatico che non ho avuto il tempo di sottolineare nella mia presentazione, ed è che non solo abbiamo poco tempo perché il processo è veloce, ma soprattutto perché non sappiamo quando supereremo il punto di svolta dell'equilibrio. Esempio banale. Abbiamo già un rallentamento della corrente del Golfo. Chiamiamola così, si chiama in un'altra maniera, così ci capiamo cos'è, no? Il cui rallentamento dipende dallo scioglimento dei ghiacci artici. Più si sciolgono, più rallenta. Il rallentamento di questa corrente comporta un impatto sulle piogge oceaniche che vanno a bagnare l'area dell'Amazzonia, che quindi si ritroverebbe ad avere accelerato il processo causato dagli uomini in questo momento di
deforestazione e trasformazione da foresta pluviale in prateria, con tutta una serie di altri elementi a cascata di effetti spaventosi. Effetto domino, ne parte uno, si scioglie intanto, aumenta la temperatura di più, si scioglie il permafrost, che man mano che si scioglie, più aumenta la temperatura, più si scioglie rapidamente, e così via. Tutti questi fenomeni, che poi cosa innescano? Se ti capita pure l'annata in cui i 3-4, come si chiamano, corn baskets, i cesti del grano, cioè i luoghi in cui si coltiva il grosso del grano, contemporaneamente hanno problematiche climatiche per cui non producono nello stesso anno. È bastato che ci fosse la guerra russo-ucraina per avere nei guai un bel po' di africani, eh? Quello che dico io cos'è? Che la rivoluzione avverrà, gioco forza, nel senso che a un certo punto inevitabilmente ci sarà un fattore che innesca un processo di tipo catastrofico che farà saltare gli equilibri. Io spero che non ci sia anche il sangue in tutto questo, però che a un certo punto la gente perda completamente la calma e la tranquillità e si ritrovi per strada a imporre un cambiamento, e che l'unico cambiamento possibile è quello che va nell'altra direzione, io temo sia inevitabile. La mia speranza è che invece ci possa essere un processo, diciamo, soffice, se questi movimenti giovanili, Fridays for Future, Ultima Generazione e altri del genere, riescono effettivamente ad aggregare una rabbia giovanile, perché se non c'è rabbia non cambia nulla. Quindi se loro riescono a farlo, però mi pare che diciamo che si sia un po' fermata la pressione, la volontà di agire. Quindi non lo so, ecco, devo dire che non sono particolarmente ottimista, ecco, mettiamolo così, per usare un eufemismo. Bene, se non ci sono altri interventi, noi liberiamo Federico che abbiamo inchiodato alla sua poltrona, ma che Piacere, piacere. ci ha arricchiti con una magnifica lezione. Lo ringraziamo e naturalmente gli diamo appuntamento anche a lui e a tutti coloro i quali ci ascoltano al prossimo appuntamento. E avremo di nuovo un ingegnere nucleare, questa volta uscito dal Politecnico di Torino, che è Pino Taglia. Politarmino, il quale terrà una lezione sul tema i danni che la guerra infligge al pianeta. Benissimo. La lezione si terrà giovedì 2 novembre alle ore 18, come al solito. Benissimo. Grazie a tutti, grazie a te di nuovo Federico. Grazie a voi, grazie a voi. A Grazie presto, ciao. Buona serata, buonasera. A tutti. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao.